Allora, intanto buonasera a tutti. E ora anch'io vi proporrò alcune considerazioni abbastanza rapide e sintetiche, all'origine delle quali, e ne ho già parlato con gli artisti, voglio collocare un ricordo, quindi un elemento di natura biografica, personale, perché io, come è stato annunciato in precedenza, ormai da un buon numero di anni, ahimè, insegno qui a Torino biblioteconomia, poi tornerò su questo nome un po' impegnativo che grava sulla disciplina della quale mi occupo ormai diciamo in modo esclusivo da 11 anni. Io sono arrivato a Torino nell'ottobre del 2007. Pochi mesi prima, fino a pochi mesi prima, facevo di mestiere il bibliotecario, dirigevo le biblioteche di Pistoia, una grande biblioteca storica, la Pontequerdiana, e una nuova biblioteca che venne inaugurata proprio il 23 aprile del 2007, la giornata mondiale del libro e del diritto d'autore. In quell'occasione organizzammo una mostra con un mio amico pistoiese che conosco, Paolo Tesi, e questo è il catalogo di questa mostra, quasi pagine, e all'interno di questa mostra c'erano due opere degli artisti che sono ospiti di questa occasione. Naturalmente loro ricordano bene questa esperienza, conoscono Paolo, ma lo avete detto, avete avuto anche rapporti recenti con Paolo, che è anche un artista a sua volta, fa cose, insomma. Ecco, e quindi da lì nasce questo incrocio, no, questa rete di relazioni casuale, ma non si sa se sia casuale o se anche questo sia stato un piccolo seme a partire dal quale hanno tratto origine delle tre vittorie. E qui si situa la prima delle considerazioni che vorrei proporvi, che riguarda, ora date forse riuscite a vederlo grosso modo, ma è un'immagine classica, canonica, di scaffali di biblioteche. No, questi sono gli scaffali della Biblioteca Forteguerdiana, biblioteca che si vanta di essere una delle più antiche biblioteche pubbliche italiane, fondata quando? Ma sul zone 1453, sì, è una delle ipotesi più. E questi sono gli scaffali settecenteschi in cui, come vedete, i libri sono disposti nel modo classico, no? Con cui la maggior parte delle biblioteche barocche organizzano le proprie collezioni. Quindi disposizione seriale, i libri che sono disposti in modo verticale e si susseguono, danno origine a questo scenario, a questo colpo d'occhio che per alcuni è vettore, come dire, di un'aura quasi sacrale, per altri invece è un passato del quale bisogna liberarsi rapidamente perché ci sono le forze nuove delle culture digitali che stanno introducendo nuovi modelli di organizzazione dei contenuti, del testo e della forma strutturata del testo. Ma al di là di questo, quello che volevo dire è che già in quella fase in cui avevo riflettuto meno, devo dire, su queste tematiche, questioni che hanno a che fare con il libro d'artista, però intuì in qualche modo che unire ai libri organizzati nelle collezioni di una biblioteca, quindi non i libri nella loro singolarità, e neppure i libri decontestualizzati e trasferiti in ambiente, diciamo, in senso lato museale. Tra l'altro questo è un argomento che abbiamo un po' condiviso anche in una tesi, cioè come si fa diciamo, a rappresentare, comunicare il libro tirandolo fuori, decontestualizzandolo rispetto alle finalità per le quali è stato pensato, concettualizzato, eccetera. E allora il libro d'artista, con tutte le sue divergenze, delle più diverse nature estetiche legate alla materialità del supporto, legati all'organizzazione dei contenuti, intuì, ma anche grazie all'amicizia con Paolo Tesi e anche al fatto di lavorare a Pistoia, che è una città in cui, diciamo, le culture visive marino-marine hanno lasciato delle tracce, no? Delle tracce che poi si respirano, si colgono un po' negli ambienti, perché gli ambienti, come anche Carla diceva, e le persone a volte hanno questa capacità di tradurle in scelte animate, no? I propri atteggiamenti, le proprie convinzioni, le proprie interpretazioni del mondo. E allora, ecco, intuì che il libro d'artista, proprio nel giorno in cui si inaugurava una biblioteca, poteva essere un elemento fortemente arricchente. Perché capite, nelle biblioteche, delle quali presumo abbiate esperienza d'uso in modo
variegato, diversificato, i libri sono organizzati in un modo che fa riferimento a quella parola biblioteconomia che evocavo in precedenza, no? I libri vanno ordinati. La parola biblioteconomia, grosso modo, semplificando un po', indica che per gestire le biblioteche c'è bisogno di un nomos, di una norma, di un principio di ordinamento. Bene, sì, certo, perché poi i libri vanno ritrovati, uno ne ha bisogno, deve trovarlo, non può essere un libro labirintico collegato a un'esigenza informativa specifica, no? Però c'è un però, che questo principio d'ordine, questo nomos delle biblioteche, secondo me ha bisogno, un po' credo è emerso anche negli interventi di chi l'ha introdotto, ha bisogno di una quota, di un pizzico, di un QB, come diceva Artusi a proposito delle spezie, no? Quanto basta di disordine creativo. C'è bisogno, perché altrimenti i libri rischiano di diventare degli oggetti seriali, tutti disposti militarmente sugli scaffali, modellizzati secondo un ordine, che è un ordine tecnico. Questo sì, un ordine tecnico, no? Che deriva dall'adozione di una cultura tecno-gestionale che ha matrici storiche, nata diciamo in area anglo-americana in determinati periodi storici, che non è sufficiente, non basta, non è adeguata. E questa è una, diciamo, è uno dei motivi per cui, anche se è una, diciamo, citazione molto nota e molto usurata, mi piace molto sempre ricordare, a proposito della complessità del libro, le celebri affermazioni, insomma, di Michel Foucault, quando, rivolgendosi al libro in un modo quasi antropomorfizzato, no? Si rivolge al libro e dice: sì, libro, è inutile che tu finga di essere un mero parallelepipedo, no? Libri uguali serialmente tutti tra di loro, perché in realtà tutti i libri sono nodi di un reticolo, dice Foucault nella Teoria del Sapere. Questo è un concetto su cui lavora chi si occupa professionalmente di queste cose, non è un concetto che è facile e mediale, no? E allora io credo che il libro d'artista, quelli degli ospiti di questa occasione, ma in genere il libro d'artista di qualità, abbia la possibilità, proprio se collocato, non in modo episodico però, questo è un elemento che vorrei aggiungere, nelle biblioteche, di dare origine a una sorta di principio dialettico, per cui quel nomos, che rischia di essere seriale, no, mera convenzionalità, dà un colpo d'occhio al suo doppio, a tutti i suoi doppi, incluso quello del digitale, in un'ottica dialettica che, diciamo, può produrre dei risultati, una sorta di dispositivo, come dire, maieutico, no? Che fornisce delle sollecitazioni che anche Miriam evocava in precedenza, di natura estetica, cognitiva, interpretativa, fornisce degli stimoli, no? Certamente nessuno di noi può obbligare le persone poi a raccogliere quegli stimoli, ma almeno proporli, sì, questo possiamo farlo. Allora, il mio sogno da allora, sogno, diciamo, piccola visione, era quello di, diciamo, lavorare nell'ottica di dare origine a delle biblioteche in cui questo principio d'ordine, garantito dalla parola nomos, lavorasse un po' anche con il suo doppio. E il libro d'artista fu utilissimo. Da qui, credo, ora riflettendoci ex post, nasce questa idea, no, di collegare la nascita di una grande e anche abbastanza costosa biblioteca a un evento di questo tipo. Poi ci sono motivi contingenti, Paolo Tesi, la sensibilità diffusa, no? Però si saldarono queste due cose in un'ottica, appunto, che direi dialettica, non proprio dialettica in senso filosofico, quindi un principio e anche evocare la sua ombra, la sua negazione, ciò che sta in un altrove che di solito non viene percepito. Ma con l'utente, con la persona comune, non si può fare un seminario residenziale sul Foucault. Servono dispositivi, diciamo, immediati, tendenzialmente immediati, in cui ci sia proprio una base estetica diretta. Questo è il motivo, lo dicevo nella breve chiacchierata
precedenti, per cui io per esempio quando posso, quando ho l'opportunità, regalo ai miei figli dei libri che hanno queste caratteristiche. Che cosa ci fanno? Lo leggono? No, lo tengo lì. Ogni tanto gli ci cade l'occhio e dico, ma sì, bene, ma allora il libro, cioè tutti i libri, possono avere quest'anima, possono essere sollecitatori di creatività. E questo secondo me è un tema rilevante in una città come Torino, che ha una notevole tradizione, diciamo, legata alle culture del libro, no? Pomba, la Civica, il progetto della nuova Civica, che chissà se verrà mai realizzato. Ecco, io credo che l'anima del libro d'artista, nella sua multiforme varietà, nella sua immensa fenomenologia, sia proprio un dispositivo estetico, cognitivo, interpretativo, fondamentale per le biblioteche nel loro insieme, per la biblioteconomia, che deve essere capace di dare un colpo d'occhio anche a ciò che sta oltre lo scheletro tecnocratico della disposizione seriale dei libri sugli scaffali. Deve guardare oltre questo quadro, diciamo, alla fine convenzionale di norme, no? E deve offrirsi questo spazio della biblioteca come un dispositivo all'interno del quale dialogano, diciamo, certo, i livelli organizzativi, le culture digitali, ma soprattutto che offra la possibilità di pensare un libro, cioè tutti i libri, come dispositivi in grado di acquisire quella creatività e quell'anima che più volte è stata evocata. Questo, che termino con altre due considerazioni, non è un elemento banale. Nella prima età moderna della nostra tradizione c'era una convinzione diffusa, no, tra tutti i membri della Repubblica delle Lettere, che i libri avessero questa funzione. Pensiamo a Francesco Bacconi, il Novum Organum, quando dice, no, le tre grandi invenzioni dell'età moderna sono la bussola, la polvere da sparo, sì, e il libro a stampa. Era percepito con questa forza, con questa carica, con questa anima, no? Era l'elemento d'eccellenza. Poi, per motivi complessi che qui non possono essere presi in esame, diciamo, questa stagione si è conclusa e le culture del libro hanno acquisito non esclusivamente, ma a volte prevalentemente questa, diciamo, si è maturata questa prevalenza della tecnica, delle culture tecnocratiche relative non solo al libro gutenberghiano, della tradizione gutenberghiana, ma anche al libro digitale. C'è un rischio, no, che siano le tecnologie a governare questo quadro. E allora il libro d'artista è sempre lì, presente, è sollecitatore di interpretazioni e anche di emozioni. Termino evocando una scrittrice che è importante, che a me piace molto, che senz'altro su cui Carla avrebbe cose più interessanti da dire, che è Virginia Woolf, che ha scritto un piccolo libro che a me piace ricordare, che dedicato, ne parla di questo, sia nel questo piccolo libro che si intitola Come si legge un libro, ma anche nelle pagine dedicate alla figura del lettore comune, no? Perché anche dei libri d'artista può essere data una lettura specialistica che li scava in profondità, no? Ciò che era l'intendimento della creazione poetica. Ma nell'ottica che vi proponevo, a me piace pensare a questi dispositivi resi disponibili anche per i lettori comuni, no? Quelli evocati dalla Woolf. Ora, nella traduzione italiana lei si riferisce a queste letture non particolarmente strutturate come letture sgangherate, così è tradotto il termine, no? Che danno l'idea proprio di questa complessità, che però in quest'ottica, almeno tendenzialmente, aspira a diventare patrimonio non solo di elite specifiche, ma di comunità nella loro, come dire, variegata articolazione. E quindi con questo chiudo e ringrazio.